Ciao a tutti, ben ritrovati. Vi parlo anche questa sera da San Francisco, dove è in corso Dreamforce, l'evento annuale di Salesforce. Qui a San Francisco sono attese nei prossimi tre giorni circa 170.000 persone per approfondire quelle che sono le strategie e i prodotti del numero uno del CRM in cloud. Oggi sul palco è stata la volta dei cosiddetti Trailblazer, che sono gli apripista, cioè quelle società nella idea di Salesforce che, attraverso l'utilizzo massiccio della piattaforma Salesforce, sono state in grado di innovare i propri modelli di business attraverso una capacità di conoscenza, gestione, coinvolgimento, quindi ingaggio e analisi delle esigenze dei propri clienti, che hanno appunto portato l'azienda ad essere un innovatore, una apripista, una realtà che ha cambiato e evoluto radicalmente il proprio modello di business. All'interno di queste realtà c'è un utilizzo massiccio delle funzioni e dei servizi cloud di Salesforce. Sono stati accennati i prodotti che abbiamo illustrato nei giorni precedenti, cioè Customer 360, MuleSoft, Customer Services, naturalmente Einstein, la piattaforma di intelligenza artificiale trasversale a tutto l'ambiente Salesforce, che si è arricchita appunto dell'interfaccia vocale, tale per cui oggi è possibile aggiornare i dati dei propri clienti, fare delle riunioni di aggiornamento, di update sulla base di rapporti via voce dei dati, analizzare ulteriormente le profilazioni, l'esito delle campagne e in sostanza anche fare delle proposte ai clienti sulla base dei profili che sono stati analizzati, proposte che possono anche essere appunto inoltrate attraverso la voce. Quindi si aprono opportunità di nuovi business grazie anche a un'interfaccia semplificata come appunto l'interfaccia vocale, cosa che negli Stati Uniti comincia ad essere molto diffusa come sistema importante per riuscire a utilizzare servizi, fare shopping online e quant'altro, meglio che le applicazioni, l'utilizzo di applicazioni o la navigazione su. I prodotti ne abbiamo accennato nei giorni scorsi, però diciamo che Customer 360 consente questa vista unificata, lasciando i dati nei sistemi residenti e quindi non obbligando le aziende a mettere a punto dei costosi sistemi tipo Data Lake o Data Warehouse. La vista unificata è fondamentale per conoscere il profilo di cliente ed essere in grado di dare delle proposte, fare delle proposte, dare delle soluzioni che siano opportune e allineate a quella che è l'esigenza, la richiesta e appunto una serie di insight che questi sistemi consentono per essere certi di proporre correttamente dei servizi e dei prodotti ai clienti. Da questo tipo di analisi sui prodotti che l'ambiente Salesforce consente, è stata poi la volta sul palco del cofondatore di Salesforce, cioè Mark Benioff. Benioff ha dato una vista della propria filosofia aziendale, molto molto spinta sul fronte del supporto sociale, atteggiamento etico, inclusivo, quelli che sono, diciamo, gli elementi di riferimento di una filantropia che è tipica del personaggio Benioff, sono stati riversati pienamente all'interno delle modalità con cui l'azienda opera sul mercato. Quindi, diciamo, valori legati alla fiducia, all'innovazione, all'uguaglianza, al rispetto di persone e di ambiente, alla tolleranza, alla valorizzazione della diversità, ecco, rappresentano un percorso dal punto di vista di Benioff inevitabile per arrivare ad una nuova forma di capitalismo, chiamato il capitalismo, un capitalismo inclusivo, in cui le diversità delle persone e le valorizzazioni che devono essere date alle persone consentono alle persone stesse di esprimersi al meglio sia all'interno dell'azienda sia nel rapporto tra azienda e clienti. E questo è l'elemento primario, quindi la persona e la valorizzazione degli elementi
di valore della persona stessa è, dicevamo, lo strumento principe per riuscire a reggere un cambiamento ed un'innovazione che attraverso poi la piattaforma Salesforce di supporto passa dalla capacità di comprendere anche le sfumature di una domanda sempre più complessa come è oggi quella di un mercato e di clienti che chiedono sempre più offerte personalizzate e essere anche come dire, stupiti o in qualche modo anticipati rispetto a quelli che possono essere i propri bisogni. Ciao e ci aggiorniamo domani. Ciao.